Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In Commissione Affari Europei del Senato, il ministro per il Sud Provenzano ha dichiarato che l'Abruzzo è l'ultima regione in Italia per l'utilizzo dei fondi europei di sviluppo regionale. Duro attacco a Marsiglio da parte del PD, mentre l'assessore Febbo difende la giunta. I dati del ministero, dice, sono errati. Il servizio di Giuseppe Dintino. Noi registriamo un ritardo per esempio nella regione Abruzzo dove il livello dei pagamenti che complessivamente ammonta al 31,7% è solo al 24%. L'Abruzzo ultimo in Italia per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. La regione ne ha utilizzato solo il 24%. Penultimo invece per quanto riguarda la spesa del Fondo Sociale Europeo. Peggio di noi solo la Sicilia. A dirlo il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso di un'audizione in Commissione Affari Europei del Senato. La compagine abruzzese del Partito Democratico va all'attacco. Abbiamo un presidente romano al servizio di politiche romane. La dura dichiarazione di Silvio Paolucci. Questa giunta lenta evidenzia ogni giorno di più, semmai ce ne fosse ancora bisogno, della loro incompetenza, della loro pigrizia. Nel frattempo non riescono a utilizzare neanche le risorse e gli strumenti che hanno già a disposizione. Non si riesce a capire perché l'Abruzzo è ultima dappertutto, ultima sul FESR, di fatto ultima con l'1% in più della Sicilia sull'FSE e ultima sulla ZES, perché nell'audizione di ieri Provenzano ha sottolineato purtroppo la maglia nera abruzzese sugli aspetti dell'utilizzo delle risorse europee per i pagamenti, ma ha anche detto che è l'ultima regione che ci ha dato l'istruttoria ZES. Ma di che cosa parla questa giunta? Non utilizza i soldi che ha, fa ovviamente le prove perché abbiamo un presidente romano al servizio della Meloni per politiche romane, non utilizza le risorse già messe a disposizione, ne chiede di nuove senza saperle utilizzare, fa un condono tombale per quanto riguarda alcune grandi imprese, evidentemente sono giunte appena 94 richieste. Io penso che si stia caratterizzando come una delle peggiori giunte degli ultimi decenni per quanto riguarda questa regione. La replica al ministro da parte della regione arriva per bocca dell'assessore Mauro Febbo. I dati del ministero sono errati. Questo governo nazionale intende solo rastrellare risorse europee destinate alla regione, ha dichiarato Febbo. In una gara che è più in ritardo, l'assessore rispedisce al mittente anche le accuse sulla zona economica speciale. Attendiamo da almeno 8 mesi l'approvazione della ZES, ha concluso Febbo, mentre il governo giallorosso non ancora pubblica il decreto rilancio. Falso allarme per quanto riguarda i contagi da Covid-19 nel quartiere Rancitelli di Pescara. La conferma arriva dal sindaco Carlo Masci, anche alla luce del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il comitato che si è tenuto ieri pomeriggio in prefettura. Il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Masci, allora qual è la situazione a Rancitelli? Possiamo dire che i fatti si stanno un po' ridimensionando, fortunatamente non ci sono particolari criticità e soprattutto non ci sono contagi, almeno fino ad oggi. Sì, guardiamo la vicenda con maggiore tranquillità. Ieri abbiamo avuto il Comitato per la Sicurezza e il dottor Polidoro ci ha rassicurati perché in quella zona c'è soltanto un contagiato che ha avuto contatti con il funerale di Campobasso. Gli altri esaminati sono tutti quanti risultati negativi e si attendono i risultati dei tamponi fatti ai familiari conviventi del contagiato che però non hanno sintomi. Quindi a oggi c'è soltanto un contagiato, la situazione è assolutamente sotto controllo, l'ASL ce l'ha assicurato, quindi guardiamo la cosa con una maggiore tranquillità. Il questore poi c'è anche spiegato la questione legata ai controlli del territorio nella zona di Rancitelli. I controlli non si sono mai interrotti, ci sono stati sempre in questi 2 mesi e mezzo. Noi lo abbiamo fatto con la Polizia Municipale che è intervenuta diverse volte anche a cacciare da casa persone che avevano cercato di occupare immobili dai quali erano stati sfrattati. Comunque sia la Polizia di Stato che i Carabinieri che la Guardia di Finanza controllano sistematicamente il territorio, il questore ha assicurato maggior controllo, però diciamo che la situazione non desta preoccupazioni particolari.
la città oggi è controllata a 360 gradi, si sta tornando verso una situazione di normalità, speriamo che sia una normalità definitiva e che i contagi diminuiscano sempre più. In questi ultimi giorni Pescara non ha praticamente contagi legati alla popolazione, siamo a livello di zero contagi, ma non possiamo abbassare la guardia, la guardia dobbiamo mantenerla sempre alta, quindi distanziamento fisico e sociale, mascherine, guanti all'interno dei locali pubblici, quindi questo è quello che è necessario continuare a fare. E ora la consueta finestra esterna del TG6, finestra in diretta, parliamo di didattica, parliamo di ricerca e di tanto altro. Ospiti, e lo ringraziamo, del rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, Sergio Caputi. Allora andiamo da Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, un saluto a te, ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al magnifico rettore dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Sergio Caputi, grazie. Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti. Siamo nella splendida sala consigliare dell'Università, della sede di Chieti, dell'Università D'Annunzio, Università rettore che sta cercando di lavorare con regolarità in questa che è una vera e propria emergenza che riguarda tutto il Paese, ormai siamo quasi al terzo mese. Ovviamente avete attivato lezioni a distanza e tanto altro, come prosegue il vostro lavoro? Ma prosegue bene, assolutamente. L'emergenza da questo punto di vista nella quale ci siamo trovati c'è stata due mesi fa, insomma, quando ci siamo trovati a dover erogare tutta la didattica online, ma in due settimane abbiamo completato il nostro programma, l'abbiamo messo a punto e stiamo andando avanti così. Naturalmente adesso è il momento di far ripartire la macchina, tant'è che stiamo facendo rientrare pian piano i docenti, i ricercatori nei laboratori e il personale tecnico amministrativo che attualmente è al 98% in smart working, ma gradualmente faremo ritornare in presenza almeno di una unità per ogni ufficio anche il personale tecnico amministrativo. Poi toccherà agli studenti, ovviamente fino a luglio rimarremo in modalità tra virgolette telematica, anche se la nostra è errato chiamarla telematica, noi non siamo diventati un'università telematica, noi facciamo teledidattica, non registriamo le lezioni, le facciamo in diretta e in presenza dello studente con gli interventi che lo studente può fare, quindi tutto sommato questo ci pone in una grossa differenza tra noi e le università telematiche. Rettore, state portando avanti un grande lavoro perché ricordiamo che l'Università D'Annunzio ha oltre 25.000 studenti, se poi aggiungiamo i dipendenti, i collaboratori, insomma arriviamo a numeri davvero molto grandi. Sì, certo, no, ma il lavoro si è fatto e si è fatto bene. Adesso toccherà la parte più numerosa, che sono gli studenti, ai quali io tengo veramente tanto, di operare un graduale rientro. Io spero, al di là dei numeri dei contagi, di poter far tornare gli studenti almeno in presenza prima per gli esami, e di profitto ovviamente poi per le tesi di laurea, sempre scaglionandoli, e poi piano piano rimanere in modalità mista a seconda di quello che capiterà dopo l'estate, insomma, perché per determinare quanti contagiati ci sono bisogna fare i tamponi, altrimenti se non si fa nemmeno un tampone in giro è chiaro che i contagiati risultano essere zero, e quindi tutto sommato noi in questo stiamo anche lavorando, ecco. Possiamo dare una data, seppur diciamo ipotetica, sul rientro graduale, seppur graduale, degli studenti nell'università, in università, per quanto concerne gli esami, appunto? Ma guardi, se non dovesse capitare nulla di grave, per settembre assolutamente gli studenti io vorrei farli riniziare a rientrare.
Lei prima parlava qualche istante fa anche dell'aspetto sanitario di questa emergenza coronavirus. L'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara ha una delle più grandi facoltà di medicina nel nostro paese, c'è il Policlinico Universitario, voi lavorate ovviamente anche con l'ospedale Santissima Annunziata, avete anche un occhio vigile su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo? Ma sì, noi abbiamo iniziato subito a cercare di dare una mano all'inizio dell'emergenza con i nostri centri di ricerca, abbiamo attivato, richiesto l'autorizzazione, attivato un laboratorio che esamina i tamponi del coronavirus e oggi abbiamo triplicato con macchine nuove questa possibilità e oltre a fare il servizio per la ASL, martedì porterò una proposta in seguito a delle richieste che arrivano dal territorio, in particolare da Confindustria, per fare tamponi anche sul territorio e sulle aziende che richiedono questo tipo di esame. Anche alla luce di quello che ha detto professor Caputi, la vostra facoltà di medicina resta una delle eccellenze dell'Università D'Annunzio, proprio per questo lavoro che state portando avanti anche in questo senso nel corso di questa emergenza. Sì, assolutamente, e naturalmente abbiamo avuto dei problemi riguardo all'effettuazione dei tirocini da parte dei nostri studenti presso le strutture sanitarie. Però è stato un momento brutto, adesso che si stanno calmando i contagi, diciamo, i ricoveri sicuramente a Chieti sono praticamente quasi annullati, potremo finalmente riportare anche in ospedale i nostri studenti sia dell'area medica che paramedica. A proposito degli studenti, dei professori, dei docenti, voi avevate attivato già da tempo attraverso la vostra facoltà di psicologia anche un servizio di sostegno psicologico per studenti e docenti? Sì, noi l'abbiamo attivato come servizio soprattutto a favore degli studenti, ma insomma alla fine diciamo che è un servizio in più, ma non c'è stata un'emergenza psicologica in questo periodo, se le dovessi dire, ecco. Vogliamo un attimo, professor Caputi, volgere anche lo sguardo, lei prima parlava di un ipotetico rientro degli studenti, almeno è questa la vostra volontà, degli studenti proprio qui in università a Chieti e a Pescara per settembre. State già pensando al prossimo autunno, perché ora ovviamente ci saranno gli esami, le sessioni di laurea in estate, poi ci sarà la pausa di agosto e poi da settembre si inizierà a guardare diciamo anche a quello che potrebbe essere il 2021. Ma guardi, io naturalmente questo in funzione delle indicazioni del Ministero dell'Università, però io sono per un anno misto dove gli studenti possono seguire sia in presenza che in teledidattica, in diretta in teledidattica e magari conservare gli esami, le esercitazioni delle materie professionalizzanti e le tesi di laurea in presenza. Cioè dare anche la possibilità allo studente che non può frequentare per qualche motivo o per emergenza ovviamente di poter seguire la teledidattica che eroghiamo, quindi noi vorremmo erogare contemporaneamente i due servizi, presenza e per teledidattica. Paolo, a proposito di teledidattica, i ragazzi... Sì, Andrea, sì. Io avevo una curiosità, l'unica al momento per quanto mi riguarda, ecco, sulla questione tamponi, prima abbiamo sentito il rettore che insomma chiederà i tamponi, ecco, chi dovrà farli? Personale amministrativo, personale docente, e che risposta si aspetta dall'ASL, perché l'argomento tamponi è un argomento sempre attuale e si parla sempre di grande difficoltà di poterli effettuare, ecco, che risposta si aspetta e chi dovrebbe appunto farli? Allora, guardi, intanto al momento noi tamponi li analizziamo per conto della ASL, perché la precedenza va data sia al personale medico che paramedico delle ASL e ovviamente i pazienti ricoverati. E siccome abbiamo triplicato la possibilità di produzione di tamponi, di analisi, di produzione dei tamponi in questi giorni, comprando delle macchine nuove,
potremmo soddisfare le richieste che ci vengono dal territorio e quindi fare dei centri, dei punti di prelievo del tampone e poi analizzarlo. I nostri docenti di genetica, la genetica è diretta dal professor Stuppia, si occupa di fare le analisi dei tamponi e di refertare i risultati. Paolo. Sì, allora ci avviamo a conclusione di questo collegamento. Io volevo chiedere proprio in chiusura, professor Caputi, prima diceva lei di questa teledidattica, volevo chiederle come i ragazzi hanno accolto questo nuovo modo, diciamo che è stato in un certo senso obbligato, di studio, di percorso di studio a distanza, e come li ha sentiti, come li ha visti in questi mesi i vostri studenti, come si sono comportati seppur a distanza in questo periodo di emergenza sanitaria? Benissimo, guardi, devo dire sono stati esemplari, si sono comportati davvero benissimo, hanno apprezzato molto gli sforzi fatti dall'università in poco tempo, perché noi non eravamo organizzati per questo tipo di didattica, e francamente hanno potuto magari apprezzare un po' di più il fatto che potevano registrarsi delle lezioni e risentirsele di nuovo, comunque hanno interagito con i docenti. Devo dire si sono comportati in maniera esemplare sia nel seguire le lezioni che poi negli esami, anche nelle tesi di laurea. Hanno capito che c'è un momento complicato. Del resto noi non potevamo fare e discriminare gli studenti residenti in regione e quelli che purtroppo in questo momento sono fuori regione e non possono rientrare, quindi siamo andati in modalità telematica per tutto. Perfetto, grazie davvero al magnifico rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Sergio Caputi, grazie per aver accolto il nostro invito, essere intervenuto in diretta nel nostro telegiornale. Da Chieti è tutto, linea che può tornare allo studio. A te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti, noi possiamo proseguire con il nostro notiziario. Rabbia fra gli amministratori di alcuni comuni abruzzesi ex zone rosse che sono stati esclusi dai fondi stanziati dal governo, poiché sono stati chiusi per meno di 30 giorni il servizio. Voi non siete d'accordo con questo provvedimento e siete decisi ad andare fino a Roma? Noi non siamo d'accordo perché l'articolo 112 per noi è un articolo illogico che ha parametri che non possono essere accettati, perché come hai detto tu, il fatto di appartenere all'interno di una zona rossa per 27-28 giorni e non per 30, e quindi escludere comuni, imprese e famiglie di quella zona, per me è una cosa inaccettabile. Quindi noi auspichiamo che tutto il Parlamento, qualsiasi colore politico abbia come riferimento, ma più che altro il PD e il Movimento 5 Stelle che sono al governo, facciano ripensare al governo questa norma che, ripeto, è una vera e propria beffa per 5 comuni della zona della Vestina più la frazione Caldari di Ortona, perché veramente non si capisce perché questa somma non potrebbe essere ripartita per numero di giorni di appartenenza all'interno della zona rossa e anche per densità abitativa. Per pochissimi giorni il governo ci esclude totalmente da qualsiasi forma di agevolazione per l'ex zona rossa e praticamente ci equipara a tutti quei comuni che non sono stati mai zona rossa, quindi mi sembra veramente un'assurdità. La cosa logica sarebbe stata quella di, è chiaro, parametrare sicuramente il numero dei giorni, quindi riconoscerci qualcosina in meno rispetto ai comuni che sono stati più tempo in zona rossa, come è giusto che sia, ma non escluderci totalmente. Noi sicuramente già ci stiamo sentendo fra amministratori di questi comuni, faremo qualcosa e abbiamo veramente intenzione di andare fino in fondo per risolvere questo problema, e spero che il governo Conte ci stia ad ascoltare. Vedendo questo decreto appunto uscito dal governo ci siamo rimasti veramente male, perché non ce l'aspettavamo. Ancora una volta l'area Vestina, Farindola, Civitella e anche altri comuni sono rimasti fuori dai giochi del governo. Faremo di tutto come amministratori per rilanciare la nostra zona e per portare la nostra voce a Roma. Auspicate un ripensamento del governo? Assolutamente sì, auspichiamo e lo speriamo con tutto il cuore, e ripeto, noi ci batteremo fino in fondo per fare che ciò avvenga nel più breve tempo possibile con le risorse maggiori possibili.
Un sit-in davanti allo storico caffè Nursia per chiederne la riapertura. Sebbene sia stata completata la ristrutturazione da tempo, il caffè ancora non ottiene l'agibilità per la riapertura. La proprietaria chiede a gran forza la soluzione del problema da parte del presidente del consorzio di ricostruzione, di cui fa parte lo storico locale. Il servizio di Germana D'Orazio. Io sto qui perché non ne posso più dopo 4 anni di lavori, mi sembra più che sufficiente. Adesso è ora di rientrare al bar Nursia. Non ci sta Natalia Nursia, proprietaria dell'omonimo storico caffè aquilano, a tornare nel locale provvisorio. Nella mattinata ha allestito una protesta davanti al vecchio locale nel cuore del centro storico per chiederne le autorizzazioni per la sua riapertura. Il caffè Nursia, simbolo del commercio a Piazza Duomo, è stato chiuso 4 anni fa per i lavori di ristrutturazione post terremoto. L'attività è stata così ricollocata a pochi metri di distanza in un locale provvisorio. Il caffè ha riottenuto l'allaccio delle a novembre scorso, ma ancora non ottiene l'agibilità per la riapertura dell'attività commerciale. A portare solidarietà e cercare una strada per risolvere il problema sono stati il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e Lelio De Santis, capogruppo di Cambiare Insieme Italia dei Valori in consiglio comunale all'Aquila. È arrivato il momento della riconsegna delle chiavi, solo che purtroppo è dalle 9:30 che sto qua e l'unica persona che mi è venuta a dare una parola di supporto dicendo che non è il suo potere fare qualcosa è il sindaco. Il resto, il direttore dei lavori non si è presentato, il presidente non si è presentato e neanche l'ingegnere strutturista. È stato fatto tutto, manca solo la macchina del caffè e dei lampadari, manca solo l'agibilità parziale, la richiesta da parte del presidente Francesco Di Noli di agibilità parziale. Io voglio riaprire come questo nel dicembre 2009, adesso è arrivato. Poi il mio locale è a norma con le nuove norme Covid perché è grande, c'ha gli spazi, ho lo spogliatoio per il personale, il bagno per il personale, è sanificato e c'è anche l'impianto di funzionamento nuovo, è a norma, quindi adesso basta. Anche il circuito Abrex in campo per la ripartenza economica. Gli abruzzesi potranno usufruire di un buono che permetterà loro di risparmiare un terzo sulle vacanze nella nostra regione. Il servizio. Abrex, il circuito abruzzese di credito commerciale, ha pensato a un bonus per sostenere il turismo della nostra regione. Chi vorrà andare in vacanza il prossimo mese potrà risparmiare fino al 33% della spesa. Mi hanno risposto sei tour operator sostanzialmente, che sono già iscritti al circuito Abrex e che metteranno a disposizione dei cittadini abruzzesi vacanze, che possono essere vacanze di una settimana, ma anche esperienze di un giorno, perché magari vorranno andare a cavallo sulla Maiella o sulla canoa sul Tirino o a fare trekking sul Gran Sasso, associando questa esperienza magari a un pranzo, alla cena, a 2 notti in albergo, in un B&B o in altre strutture. Il consumatore che vorrà acquistare questa vacanza prenoterà al tour operator e riceverà un buono del valore del 33% dell'acquisto, della vacanza. Quindi noi paghiamo queste cose, cioè la nostra azienda ha messo un budget a disposizione, diciamo che abbiamo fatto quello che dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Se fossero in molti a voler usufruire di questo bonus, Abrex promette di replicare l'iniziativa stanziando ulteriori fondi. Il nostro obiettivo è far sì che a giugno questi buoni siano utilizzabili. Perché? Per due motivi. Il primo perché siamo in emergenza, i ristoranti sono aperti e sono vuoti, gli alberghi saranno aperti e saranno vuoti, e chi si occupa di turismo ci avrà i cavalli e non avrà gente sui cavalli. Il secondo obiettivo è quello di stimolare questa domanda locale, perché in questa prima fase non ci sarà possibilità di spostarsi dalle regioni, quindi l'unico bacino di utenza turistica è quello locale. Se questa cosa funzionerà, siamo pronti a replicare il budget, lo stanziamento anche per il mese di luglio.
Un uomo di 38 anni di Teramo è stato sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento a meno di 500 metri e di qualsiasi tipo di contatto, anche telefonico o telematico, nei confronti della ex compagna. Da circa 2 anni la donna era vittima di maltrattamenti in ambito domestico, atti persecutori, violenze fisiche e psicologiche, comportamenti riconducibili alla gelosia da parte del 38enne che avevano costretto la donna a porre fine alla relazione. Un epilogo cui l'uomo non si era rassegnato, tanto da infliggere alla ex compagna lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e impossessarsi della borsa con all'interno lo smartphone di lei. Subito dopo la giovane ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Teramo, le cui indagini hanno portato alla misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura della Repubblica. E dopo anni di stallo, consegnati oggi i lavori per il recupero del giardino e dell'area esterna del Castello della Monica di Teramo, l'amministrazione comunale sblocca così l'opera di riqualificazione di un sito storico tra i più suggestivi dell'intera regione. Il servizio di Tania Bonici Castelli. È uno dei monumenti più fotografati e noti della città di Teramo, un edificio fiabesco inserito nel tessuto urbano della città, in rovina da molti anni e che tutti i teramani vorrebbero vedere tornare al suo splendore. Parliamo del Castello della Monica, voluto e progettato dall'artista teramano Gennaro della Monica e che fu realizzato tra il 1889 e il 1890. L'edificio principale, che costituisce il castello vero e proprio, fu eretto sul sito dell'antica chiesa di San Venanzio, ridotta dai francesi a polveriera, della quale furono riutilizzati materiali di costruzione ed elementi decorativi. Il Castello della Monica si ispira al gusto neogotico in voga in quel periodo. Un primo e parziale restauro è stato effettuato dopo il 2000 solo nelle stanze interne e poi più nulla. La buona notizia di oggi è che sono stati consegnati finalmente i lavori per il recupero del giardino e dell'area esterna dell'antica casa. Un'opera bloccata da anni che l'amministrazione comunale riesce a recuperare, dichiara in una nota il sindaco Gian Guido D'Alberto. Si tratta di un tassello per la completa riqualificazione del sito. A questo progetto così importante per la città, ma anche per la provincia e l'intera regione, si intende dare un'accelerazione rispetto al lungo stallo, anche perché il Castello della Monica rappresenta un unicum, un manufatto di assoluta originalità esistente solo a Teramo. Così l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari ha aperto i cancelli del giardino alla ditta Point Costruzioni, che avrà 90 giorni a disposizione per concludere la ristrutturazione. Il progetto, approvato dalla giunta municipale alcuni mesi fa, prevede un importo di 149.000 euro. L'assessore Cavallari, dal canto suo, ricorda che i lavori del giardino si aggiungono a quelli della messa in sicurezza che sono in corso nel corpo del fabbricato. Seguiremo questo recupero con attenzione, assicura Cavallari, per procedere nel pieno rispetto del cronoprogramma e per tornare a godere e fruire di questo edificio monumentale, esempio architettonico e urbanistico straordinario del quale la città di Teramo deve fare vanto e tesoro. È arrivato ieri l'ok del CTS per il protocollo per gli allenamenti collettivi. Secondo quanto deliberato dall'assemblea di Lega di Bill, Pescara inizierà a effettuarli a fine mese. Intanto è in corso un importantissimo consiglio federale che dovrà indicare come gestire il finale di stagione delle varie leghe. Vediamo. Un punto importante verso la ripartenza dei campionati è stato segnato ieri con l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del protocollo per gli allenamenti collettivi. Nel nuovo documento si esclude l'autoisolamento del gruppo squadra nel centro sportivo. I giocatori potranno allenarsi e tornare a casa. Se però ci dovesse essere un contagiato, quest'ultimo andrà in quarantena, mentre il resto della squadra questa volta sì dovrà andare in isolamento fiduciario per 2 settimane in una struttura concordata. I giocatori saranno sottoposti a tamponi a tappeto per 14 giorni, ma potranno comunque continuare ad allenarsi in forma collettiva. Prescrizioni utili per la ripresa degli allenamenti. Ora le istituzioni lavoreranno per un protocollo da attuare per i campionati. Resta per le squadre di Serie B e quindi anche per il Pescara quanto deliberato nell'assemblea di Lega la scorsa settimana. Gli allenamenti collettivi si faranno 10 giorni dopo la validazione del protocollo, dunque non prima del 29 maggio. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, spiega perché. Perché il protocollo così com'era, se fosse rimasto così o se dovesse rimanere così,
ci consentirebbe di avere qualche giorno in più per fare tutti i test. Non ci dimentichiamo che la Serie A ha cominciato a fare i test già 2 settimane fa, quindi per il 18 sarebbe stata pronta per ripartire con gli allenamenti collettivi. Noi no, quindi avevamo bisogno di qualche tempo in più, ma soprattutto perché c'è la possibilità di allungare il tempo del campionato, mentre la Serie A dovrà fermarsi necessariamente entro il 2 di agosto, se non vado errato. La Serie B potrebbe giocare almeno fino al 20, perché potrebbe allinearsi al calendario europeo e quindi finire il campionato con tutta tranquillità. Quella di oggi è un'altra giornata fondamentale per la ripartenza dei campionati per via del Consiglio federale, iniziato a mezzogiorno, chiamato a discutere su come portare a termine la stagione 2019-2020, se ci sono margini per tornare in campo per Serie A, Serie B, Serie C e campionati della Lega Nazionale dilettanti e se sì, confermando le attuali formule o modificandole. Oppure se alcuni o tutti i campionati non hanno possibilità di riprendere ed allora come gestire i verdetti che fanno intersecare le varie leghe e quindi le assegnazioni dei titoli, promozioni e retrocessioni. È noto come se per Lega di Serie A e Lega di Serie B c'è attesa per la ripartenza, la Lega Pro ha messo sul piatto la proposta di sospensione definitiva del campionato, mentre la Lega Nazionale Dilettanti vede come inapplicabili per le proprie società i protocolli che sono stati finora elaborati e discussi. E dalle prime indiscrezioni che filtrano dal Consiglio federale si va verso la chiusura dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti, come un po' preannunciato nel servizio, in base anche a quelle che erano state le dichiarazioni del presidente Sibiglia, mentre si potrebbe tornare in campo per i playoff in Lega Pro. Ma per tutti gli ulteriori dettagli per l'esito del Consiglio federale vi rimandiamo alle prossime edizioni del TG6. Noi finiamo qui, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del nostro notiziario alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.